Il tempo che abbiamo a disposizione non è una nostra esclusiva proprietà. Lo possiamo gestire come vogliamo, d'accordo? Ma nessuno sa quanto tempo trascorrerà fino alla chiamata definitiva del Signore. Se ci pensiamo bene, gettiamo via molto tempo prezioso della nostra vita terrena in cose superficiali o inutili. Il tempo dedicato a Dio non è per nulla sprecato, perché noi lo riconosciamo come nostro Creatore e Signore, e secondo la Sacra Scrittura, i grandi mistici e i dottori della Chiesa, il tempo più proficuo è quello della preghiera, perché lo dedichiamo a colui che adoreremo per tutta l'eternità, in quanto ci ha destinati a diventare a sua immagine e somiglianza.